qua. Io ho un'organizzazione. Molla! Metti i cannocchi aperto. Allora, l'ho trovato. Io nella cosa davanti. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo. Ah, ma stavi riprendendo. Benvenuti in questo nuovo vlog. Dunque, è stato deciso fare l'ordine su Shane. Ho morbido mezz'ora. Ma mi devo prendere le misure perché non so se io rientro nel curvi. Io allora, rientro nel curvi, sicuro. La bara deve essere larga. Non ti credo. Cioè, che cosa hai detto? La barra deve essere larga. Chi è? Ma io non stavo buttando, Mario. Supero, muoio prima il mio tempo. Temo, muoio prima. Aspetta. Così quando vengo che tu ricompri il funebri già pronto l'ora. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Io non la supero. Fattio. Non ce la faccio, va bene. Allora Daniele, dai, invece fare lo scemo qua con le misure per la bara, vieni qua. E comunque possono sempre servire, dai, dai. E mo, mi dicendo dai a misurare, non sto dicendo dai a misurare che stai già motovando. Dai, aspetta, non devo capire. Smettila, Daniele. Basta poco. Devo fare 200 tagli per questo motivo, perché poi rido. Guarda, adesso lo lascio spacchi perché la risata non sta. Sto lacrimando. Allora. E chi te ha detto? 10 punti. No. Dai, Daniele. Daniele. Allora, poi dice che per questa misura lunghezza 69 cm. Lunghezza di che cosa? Ma non c'è il disegnino con le immagini? No. Fammi vedere qua. Sì, eccolo qua. 1. Busto, misurare dal punto sotto le ascelle da un lato all'altro. Non lo posso fare. Ma sei scemo! No, aspetta. Una foto ci vuole. Stavi cercando il telefono? Sì, esattamente. Siamo arrivati malissimo, ragazzi. Ce la facciamo una foto così ci rimane. Di questi momenti di delirio. Aspetta, è lorda sta cosa. Chissà come. Oh, vabbè, ai limiti della follia siamo arrivati. Bene. La circonferenza anche a chi vi devi prendere. Circonferenza, aspetta. Lovely no, perché non basta. Lovely e Trudia. Lovely è una cagna curvi. Non ti prendo la circonferenza, aspetta. Oh, yeah, oh. Le misure, una tragedia. Una tragedia. Non si può. Però almeno ci ho fatti delle risate. Comunque, ho appena scoperto, perché sono qui che sono alla ricerca, perché io poi divento proprio psicopatica seria, di recensioni. Non so se riesco. Lei mi piace tantissimo, l'ho scoperta adesso. Lei, non mi ricordo come si chiama, Chiodo Oscuro Make Up, che giustamente io ho detto probabilmente Shane, ma si dice Shein, perché una volta era Sheinside e poi hanno raggruppato tutto e si dice Shein. Buongiorno, vuoi ordinare da un sito che non sai neanche pronunciare? Perfetto, va tutto bene. E devo dire che sì, vabbè, comunque l'importante è crederci. Niente, alla fine sto cercando di capire se io devo ordinare dalla linea curvy o dalla linea regular, ragazzi. Arriveremo alla fine di questo vlog che avrò fatto l'ordine, non lo so. Perché adesso nel mio carrello c'è mezza cosa curvy e mezza cosa regular. Perché io, come sempre nella mia vita, sono strana e particolare, ho delle misure strane. Cioè sono la via di mezzo tra il curvy e il regular. Io ho 46, se vestono stretti stretti anche 48. La 44 no, ce l'ho avuto solo moltissimi anni fa. Ora ho sempre avuto comunque una 46 e non so, e c'ho l'ansia, ma comunque vedremo. Dopo aver visto il marito, ragazzi, non ce la posso fare. Prendevo le misure per la bara, ma si può.
solo in questo canale ti possono essere cose strane. Comunque, sai come finirà? Che Daniele gli macinerò tanto il cervello con le mie crisi dell'acquisto online che farà l'ordine lui, ne sono certa. Per sfinimento, per non sentirmi parlare. Prenderà il telefono, prenderà l'app e cliccherà lui, ne sono certa. Anche perché Shane, o Shein, come cazzo, sì, io sempre Shane dirò alla fine, Shein metterà ansia sempre a me, perché mi sono arrivate 5 email che mi ricordano che io ho delle cose nel carrello. Ma ricordati che devi comprare, ma ricordati, lo so che devo comprare, però già io ho l'ansia, cioè mi arrivano mail ogni giorno, email ogni giorno, mi viene l'ansia di più. Ciao, posso fare? Oh, bellissimo. Ho preso già 2 caffè in questa giornata, ma penso che oggi ne prenderò 3. Metà pomeriggio 3. Detto ciò, io sono alle prese con la cucina, mi sto preparando la cena per stasera. Ho preparato una tortiera di patate, che da tanto non la facevo. Avevo delle patate che dovevano essere consumate, quindi ho consumato le patate e le zucchine, che ho fatto la crema di zucchine, la scorta. A pranzo abbiamo pure mangiata, perché questa è l'unica cosa che Daniele veramente mangia. Devo dire, mangio tutto il piatto, quindi penso, gli piaccio, deduco. E poi mi sto facendo io uno sformato di zucchine, solo con formaggio, un po' di formaggio sopra, e le sottilette, quelle senza lattosio, ho comprato, senza lattosio, sì, una cosa del genere, file fondi. Erano quelle con meno grassi nella tabella nutrizionale, quindi ho comprato quelle, giusto per ridimensionarmi un attimo, perché mi sento molto... Il problema non è il fatto di essere in carne, perché comunque la carne potrebbe anche piacere, cioè. Però il problema è che io mi affatico, poi ho male la schiena, le ginocchia, quindi vorrei evitare di continuare a ingrassare, solo questo, ma piccoli accorgimenti. E poi comunque io devo pesare, ragazzi, la pasta e il pane, perché comunque faccio insulina, altri 2 comunque li potevo aggiungere. Perché faccio l'insulina e devo fare la conta degli carboidrati. Quindi, in base a quanti carboidrati mangio, come sempre faccio l'insulina. E la mia vita è così, fin quando le famose misure della bara, fino a quel giorno lì, dovrò contare. Va bene, io ho un caos. Guarda che caos che c'è. Quindi ora mi sistemo tutto. E devo fare tante cose. Cioè, posso fare una capigliatura fantastica, meravigliosa, ma ora che arriva il caldo ci sciogliamo. Però dobbiamo fare. Tanto li teniamo a bada per quanto possiamo e non li roviniamo. È l'unico modo per avere un po' di volume decente. Quando decido di ridimensionare l'alimentazione, punto molto ai sapori e alle spezie. Uno, perché aiutano tantissimo a rendere piacevoli dei piatti molto semplici, ma perché comunque hanno delle proprietà anche interessanti. In questo caso sto usando, ho messo giusto un cucchiaino e mezzo di formaggio, prezzemolo, come spezie ho usato curry e cipolla disidratata. Ho messo questo mix e ci metterò anche un po' di pepe bianco, che mi piace tantissimo. Lo prediligo più del pepe nero. Quindi loro sono le mie alleate. Ecco perché io ho creato proprio un ambiente, una casa dove possono stare, perché sono davvero le mie alleate. Devo solamente andare adesso a fare delle etichette uguali, perché a mano ho aggiunto cose. E ho messo anche la salvia, che me l'ero dimenticata. Ovviamente fai la zucchina light, poi la mamma ti porta i resti dei rustici che hanno mangiato, che fai, non te lo fai un break, voglio dire, con mozzarella in carrozza ripiena di pistacchio. Io non posso resistere a questa cosa, c'è pistacchio dentro, ragazzi, c'è pistacchio anche all'esterno, cioè si può. Ho scoperto una delle cose più buone che mangerò, penso, il sabato, penso di sì, troppo buona. Nel frattempo vi aggiorno anche sul fatto che dopo che mi ha preso le misure per la bara il marito, e in realtà abbiamo appuntato insieme queste misure per Shane, e ancora non ho scelto il costume. Sto optando, perché il vestito so già quale comprare, perché mi è piaciuto. Come costume, io opto per il costume intero quest'anno, penso. Non perché sia molto molto diversa rispetto all'anno scorso, anche se qualche chilo in più ce l'ho, ma perché proprio mi sento più a mio agio, quest'anno va così.
non so. E poi mi sembra proprio che vada a fasciare, a rendere più... c'è il riflesso, quindi voi sicuramente vi dà un po' fastidio. A fasciare, a rendere più bello, secondo me, un corpo in carne. Non so, come questa idea, non perché debba coprire qualcosa, ma perché proprio mi piace l'idea di modellare e andare a puntare a quelli che sono, diciamo, i punti forza, ecco, un gioco di parole. Nel senso, penso che dobbiamo andare a valorizzare, ecco, valorizzare i punti forza nostri. In questo caso la mia parte di sopra è un punto forza, la pancia un po' meno, quindi punto a questo. Non per forza dobbiamo cambiare ed essere come le icone meravigliose che ci propongono, perché non sempre ci riusciamo, o comunque non sempre è giusto neanche mettersi a diventare persone diverse, perché alla fine se siamo così è perché dobbiamo essere così. Non è molto semplice per le persone in carne, perché comunque anche a livello di vestiti, di outfit, non è semplice trovare cose che possano aiutare a valorizzare il fisico, però con piccoli accorgimenti ce la si può fare. E su Shein, che si dice Shein, ma buonanotte, è inutile, su Shein ci sono tante cose molto belle, molto molto belle. Come vorresti essere? Come Lovely. Come sei? Impelagato in un cambio stagione odioso. Non ce la posso fare, non la supererò. Perché io ho sempre la mia frase motivazionale, qualsiasi cosa faccio, nel cambio stagione lei mi accompagna sempre. Ama la vita e vivi per amare. Penso non ci sia messaggio che rappresenti il centro della nostra vita. E... è bellissima questa maglietta, non amo molto il colore, però la frase, cioè, è fantastica. E quindi sono quasi a buon punto, quelli sono rimasti fuori, lì c'è una specie di complemento d'arredo, e qua cos'è da sistemare? Ce la possiamo fare? Devo solo vedere cosa ho in quello scatolo, perché quando ho fatto il trasloco non li ho usciti ovviamente i vestiti. Questa è la confezione del mio album del matrimonio, che non ci serve a niente, e lì ci sono ancora vestiti estivi. Sto facendo una selezione, io ogni volta che faccio il cambio stagione, faccio una selezione. Sono pochissime cose, ma andrò a cambiarle alcune. A mano che compro un capo nuovo, vado a sostituire il tutto. Qui ho sempre le solite magliette che poi andranno, maglioncini che vanno nel cassetto salvavita, che è quello di transizione per il cambio stagione. Queste sono tutte maglie per la casa, così, e queste sono tutte le cose che dovrò tingere di nero o riparare, quindi l'ho messa in questo angolino qui in modo che le ho raggruppate e non le tengo in giro, che mi dà fastidio. Qui sono tutte cose da smaltire. Lo Yes, perché prima di mettere i vestiti io ci metto sempre, spruzzo lo Yes così profumo l'armadio. Queste sono tutte da... questa la devo lavare e dare, in modo che non la do così pestata che mi infastidisce. Queste sono nuove, addirittura con l'etichetta. Me le hanno regalate in realtà, ma non mi stanno bene, non mi piace come mi stanno. Quindi dato che quest'anno voglio andare a vestirmi veramente valorizzandomi più degli altri anni, ho questo desiderio. Sto dando dei capi in modo che poi piano piano li vada ad integrare. Ragazzi, ho ritrovato lei, me ne ero proprio dimenticata. Questa va di pari passo con l'altra maglietta. La grandezza di una persona si misura con che cosa secondo voi? Con l'umiltà che è nel cuore. Questa è una maglietta che io ho fatto fare perché è una frase che mi ricorda tanto la mia vita. Quindi bella. Questa addirittura forse è di Daniele, sì. Era di un campo che abbiamo fatto, non mi ricordo. Daniele è quello che si ricorda le cose. Ce lo racconterà lui quando torna. Comunque è freschissima, 100% cotone. Benissimo, andiamo a lavarla. Questa è di un campo che ho fatto. Oh, ragazzi, quante esperienze belle mi ricordano. One person, one mission. È un campo, praticamente andavamo a fare animazioni in strada. Raccogliamo tutti i bambini in giro per strada, li facevamo giocare a gente in un quartiere abbastanza particolare della città. Io continuo a trovare reperti, ragazzi, ma guarda che bella questa, cioè io ho dimenticato cose bellissime per... no, io queste cose non le ho mai indossate da quando sono stata sposata, quindi io da quando mi sono sposata 5 anni che ho dimenticato una scatola di vestiti, ragazzi,
Cioè, io vorrei fare come quelle brave persone interessanti che fanno i cambi stagioni tutti perfetti e super organizzati, ma non è fattibile. Cioè, una persona che si dimentica che ha dei vestiti estivi per 5 anni, siamo proprio alla frutta, ma proprio siamo arrivati. Vabbè. Ciao, so. Quando sono affaccendata mi vengono in soccorso loro le mie boccaccine amate. In questo caso sono melanzane bollite, conzate, perché a noi si dice conzate, con menta, aceto, un po' d'olio ed aglio. Buonissime. Quindi cosa farò? Adesso che inizia la stagione un po' più calda, riso, scolo il riso e ci metto verdure grigliate o comunque bollite, insaporite sempre così con la menta, con l'aglio e un po' di mozzarella. Questo di Daniele c'è la mozzarella, per me mozzarella e melanzane. Ne hai preso il rosso? No, blu, però è bellino. E che devo fare? Devi tornare indietro. Check out. Ce l'abbiamo fatta. L'ordine l'ho fatto. Abbiamo avuto un qualche problema come al solito, perché ho annullato la pagina perché sono ansia. Io ho l'ansia dei pagamenti, ragazzi. Però ce l'ho fatta e ho ordinato tre cose con uno sconto del 15%, che all'inizio pensavo di sfruttare quello di Carmen nel canale Carmen Semplice, Carmen C, non Carmen Semplicemente, nel canale Carmen C, ma in realtà poi Shein stesso mi ha mandato il codice del 15%. Ne ho due in realtà che posso sfruttare, più uno nel 10% che però diceva che scadeva 10 giorni dopo, ma nell'app mi porta ancora valido. Ovviamente non è che vado a fare 100 euro di spesa adesso, però ho acquistato intorno ai 32 euro e mi hanno dato la spedizione gratuita e con lo sconto del 15% ho pagato 27 euro in tutto, quindi mi è convenuto. Speriamo che sono buoni i costumi che ho preso e anche il vestito. Siamo arrivati alla fine di quest'altro vlog. Abbiamo vissuto questo, diciamo, cambio stagione con shopping nell'armadio e sorpresa annessa. Sono contenta di aver trovato comunque questi vestiti che sono mezzi nuovi, perché mi sono dimenticata tutti questi anni allo scatolo. Non sono pochi, diciamo quasi 6 anni, però comunque. Non so se sono 6 o sono 5, perché mio marito dice che forse un anno l'avrò aperto. Io, ovviamente, la mia poca memoria, non mi ricordo quello che ho mangiato ieri. Mi posso mai ricordare cosa ho fatto 5 anni fa? Ovviamente no. Mi ricordo il matrimonio perché c'ho la data scritta e perché comunque diventa importante 6 anni fa. Però per il resto, ecco, tutto il resto io rimuovo con molta facilità, purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Abbiamo vissuto quest'altro momento insieme e io sono contenta che mi scrivete, soprattutto le persone nuove, perché ho letto che qualcuno di nuovo mi sta scrivendo. Sono felice e soprattutto sono molto felice che sono costanti le persone che ci sono da tempo immemore, perché vuol dire che davvero c'è un bel rapporto fra di noi. E la frase che vi voglio donare oggi, il pensiero positivo di questo vlog, non lo prendo al barattolo, ma lo inserirò nel barattolo, perché sono certa che a qualcuno potrebbe servire nella vita. Ed è questa frase che mi è capitata stamattina appena sveglia. Io seguo una pagina su Facebook, io utilizzo i social semplicemente per trarre spunto per cose che mi possono aiutare nella crescita personale. E questa pagina, che mi pare si chiami Anima Ribelle, porta dei trafiletti, insomma delle storie, dei pensieri che secondo me sono veramente a volte un balsamo per l'anima. Apro questa pagina stamattina e mi è capitato questo pensiero che è veramente a pennello con questo vlog che ho girato e con questa giornata che voi avete vissuto insieme a me. Quindi vi lascio questo pensiero positivo. In primis lo lascio a Nina e ad Irene, semplicemente perché non mi ricordo se ancora le ho nominate. Quindi se a qualcuno mi ha chiesto un pensiero positivo diretto col proprio nome, ditemelo, perché io ho poca memoria, ragazzi, ricordatemelo nei commenti. Vedi che si è dimenticata di me. Non ricordo se a Nina e ad Irene ho ancora regalato il loro pensiero positivo, ma voglio regalare questo. E quindi è ovviamente a loro, ma è per tutti voi, perché ognuno che vede questo video il pensiero può servirvi sempre. Quindi il pensiero positivo di oggi è questo: è così, i tuoi abiti preferiti diventano quelli del dialogo se hai davanti qualcuno disposto a condividere qualcosa di importante con te, e dell'indifferenza se davanti ti trovi persone piene di rabbia, invidia, cattiveria.
perché ricorda che alla fine il vestito più importante è quello della pace interiore, cucito con l'ago della vita e con il filo dell'amore per se stessi. Direi che dopo tutto sto trafiletto di cambio stagione, misure di bara e cose del genere, che ragazzi io rido perché queste cose accadono realmente. Quindi questo cambio stagione, questo primo ordine fatto su Shein, come si dice, vabbè, una tragedia. Insomma, tutta questa cosa qui, ma al quaglio cos'è che abbiamo visto insieme? Uno, dobbiamo sempre cercare il vestito che ci valorizza. Io sto cercando ogni giorno di più ad amare me stessa, non solo nel fisico, in generale anche per tante altre cose inerenti alla mia vita, inerenti alla mia condizione di vita, quindi cerco di fare ogni giorno, come vi dico sempre, questi piccoli passi possibili e spero che voi guardando questi video pure riuscite piano piano a fare il vostro piccolo passo possibile per amarvi un po' di più e riuscire anche ad amare un po' di più gli altri. Quindi è questo secondo me lo scopo della nostra vita. L'abbiamo fatto con un cambio stagione, gioiendo anche di queste piccole sorprese, magari per molti banali, ma per me non sono banali, perché comunque bisogna gioire le piccole cose, ragazzi. Fare shopping nell'armadio è qualcosa di fantastico, perché comunque avevo voglia di cambiamento e l'ho portato, nonostante i vestiti siano dei 6 anni nello scatolo. Ho portato anche un altro cambiamento, nel senso sto andando alla ricerca degli abiti che mi valorizzino di più. Ovviamente sarà una ricerca ed un cambiamento molto lento, perché non è che posso andare a investire 500 euro di cambio vestiti o 400 euro, ma anche 100, voglio dire. Quindi farò piccoli acquisti a mano che porto all'interno dell'armadio, tolgo qualcosa che non mi sta, tutto con molta serenità e senza dover andare alla rincorsa di vestiti. Però intanto, ecco, ho acquistato ad esempio questi costumi, spero mi stiano, di aver fatto l'acquisto giusto. Mi sono basata sulle recensioni, grazie anche al consiglio di mia cugina Giusy, che è la mia consulente di make up e anche vestiti, e spero di aver fatto comunque un acquisto giusto, perché io sono una frana con gli ordini online. Ho superato il mio primo limite, uno dei tanti limiti, ecco, che è quello di acquistare online, ma ne ho superato un altro ancora più importante, ma non ve lo posso raccontare adesso, perché questo vlog lo vedono anche persone che non devono sapere. Lo saprete, però ve lo racconterò davvero, settimana prossima saprete tutto, perché ancora non posso dire nulla, è un limite, sempre riguarda comunque un qualcosa da fare, ok? Niente di così eclatante, però una piccola cosa che ho fatto. Ho superato questo scoglio degli acquisti online, che era per me un po' un problema, perché non mi sono mai fidata, e l'ho fatto anche insieme a voi. Quindi girare questi video, a volte dico, ma chi me la va a fare, no? Investo tanto tempo, lavoro anche fino a tardi la sera per poter montare i vlog, poi dico, ma girando i vlog ho sempre voglia di sperimentare cose nuove, perché penso che, come voglio sperimentare cose nuove io, guardando il vlog puoi dire, vabbè, sai che c'è, anch'io provo a fare questa cosa, anch'io voglio andare oltre il mio limite e cercare anche semplicemente di amarmi un po' di più. Quindi spero di esservi stata utile, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, diffondete la voce di questo canale se pensate possa essere utile a delle persone che si sentono sole, che non hanno motivazione. Io vi auguro come sempre un buon tutto e soprattutto scrivetemi pensieri positivi, che li metto nel barattolo e mi aiutate così a riempire questo barattolo, che è immenso, è molto grande, difficile da riempire. E soprattutto commentate, mettete un like se vi ha fatto piacere il video, ci vediamo alla prossima, un buon tutto e soprattutto scialatela, nonostante tutto. A presto, ciao ciao!